Bentrovati, torna il nostro consueto spazio dedicato ai cittadini, ai diritti dei cittadini. Come sempre potete intervenire in diretta per parlare con noi insieme ai nostri ospiti. Oggi abbiamo l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, il responsabile del Codacons Cosenza, che sicuramente ci darà come sempre dei consigli molto, molto utili, anche perché abbiamo visto, avvocato, nel corso di queste trasmissioni che davvero i problemi dei cittadini sono tantissimi, spesso insomma non riescono davvero a superare degli ostacoli che possono sembrare minimi per gli addetti ai lavori, ma per i cittadini che magari non conoscono le leggi e le normative diventano degli ostacoli insormontabili. Penso ad esempio a come fare quando arrivano le cartelle, le cosiddette cartelle pazze, e continuano, avvocato, ad arrivarne nelle case dei cittadini. Ecco, vogliamo iniziare da questo, perché continuano ad arrivarci tantissime segnalazioni di cartelle esattoriali con importi davvero impossibili da pagare per chi vive soltanto di uno stipendio, non di uno stipendio ai massimi livelli, oppure chi vive solo di pensione. Allora, come dobbiamo fare quando ci arriva una cartella del genere, avvocato? Ovviamente la prima cosa da leggere nelle cartelle e a che titolo la cartella, quindi in questo caso Equitalia ETR, richiede delle somme. Questo per quale motivo? Il caso più semplice è che c'è un errore da parte dell'ente che ha liquidato il ruolo. Posso pensare al comune di Cosenza che liquida, cioè fa sue delle somme a titolo di acqua, per esempio, liquida il ruolo, cristallizza il presunto credito a titolo di consumo di acqua, manda all'Equitalia ETR, la quale manda la cartella. E naturalmente la cosa più semplice è quella di andare a verificare se quello che ci viene imputato è stato già pagato. Quindi, avendo la ricevuta di pagamento, la cosa più semplice da fare è andare al comune o all'ente che ha liquidato questo ruolo, portare la ricevuta di pagamento e quindi fare sgravare quel ruolo. Comunicazione che poi conviene sempre fare anche all'ente esattore, in questo caso Equitalia ETR. Voglio ricordare che è entrata in vigore un'altra procedura di riscossione per quanto riguarda i tributi, che non, può non avvenire a mezzo cartella esattoriale, ma a mezzo lettera raccomandata. E questo perché anche la riscossione segue il passo con i tempi. Ci sono state delle modifiche legislative che hanno inciso anche sulla comunicazione dei debiti presunti, veri, presunti o non interamente veri, che il cittadino deve all'amministrazione, per cui, come dico sempre, ogni volta che arriva un atto impositivo o una richiesta di somme da parte di qualche ente o di ente di riscossione o ente pubblico, bisogna immediatamente cercare la documentazione e poi farsi assistere da un'associazione di consumatori o da un legale, perché è bene incidere subito, reagire subito e fare subito opposizione. Questo però perché arrivano richieste di pagamento reiterate nel tempo, sempre magari per la stessa cartella. Certo. È capitato, abbiamo avuto diverse segnalazioni di cittadini che gli arriva la richiesta di pagamento magari per una bolletta dell'acqua che non era stata pagata, vanno al comune, dimostrano che quella bolletta era stata pagata, puntualmente passa qualche mese e arriva la stessa richiesta. Questo è anche uno spreco di soldi per la pubblica amministrazione. Quando si parla di periodi di crisi che bisogna razionalizzare, tagliare, evitare gli sprechi, questi sono degli esempi lampanti, perché se nel momento in cui il cittadino viene una volta, due volte, tre volte, anche di più, e ti dimostra pubblica amministrazione che quella cartella è stata, quella bolletta è stata pagata, l'amministrazione si accanisce, spreca dei soldi per fare le comunicazioni, insomma diventa un circolo davvero senza fine. Avvocato. Sì, diventa un circolo senza fine. Le comunicazioni dei debiti, dei carichi tributari avviene telematicamente e quindi non sul cartaceo, e quindi l'ente di riscossione, come nei suoi archivi, lì praticamente srotola tutti i suoi archivi, e quindi ricordiamo che l'Equitalia ETR si mantiene, e quindi penso alle migliaia di dipendenti che giustamente lavorano, fanno il loro lavoro, si mantiene sulla riscossione.
per cui non è un ente pubblico e quindi il pubblico fa un servizio pubblico indipendentemente se produce o meno. Ci sono altri enti, ed è un peccato che siano gli enti esattori, che si mantengono sul riscosso. Questo sulla poca equità che ci sia nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione la dice lunga. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera. Salve. Sono Domenico, chiamo da Cosenza. Vorrei rivolgere una domanda all'avvocato. Sì. Anche perché il dottore Belcastro non c'è. Per oggi cui... ci ha abbandonato. Sì. Tornerà la prossima settimana comunque. Intanto la sua domanda per l'avvocato. Senta, avvocato, io ero con la società telefonica, la posso dire? Vabbè, no, certo. Sì, certo, la può dire. Teletu. Sì. D'accordo? Ora ho cambiato società, mi hanno fatto pagare non la semplice bolletta di 20 euro, ma una tassa in più di 40 euro, che dicono loro che con il decreto Bersani bisogna pagare questa tassa, è vero oppure no? Assolutamente no, l'abbiamo ricordato più volte, il decreto Bersani prescrive solamente un limite temporale, che è quello di 30 giorni. Nel momento in cui voi a Teletu avete fatto la comunicazione che volevate transitare presso altro gestore, ovvero se avete fatto il transito presso altro gestore tipo Telecom, e dal momento in cui Telecom ha comunicato al Teletu la migrazione verso il nuovo gestore, lì devono passare 30 giorni. Questo perché 30 giorni? Perché sono tempi tecnici, e Teletu naturalmente vi addebiterà anche il canone relativo a quei 30 giorni di lavorazione di questa pratica. Però il decreto Bersani proprio lo prevede espressamente che la migrazione è esente da spese. Loro cosa mi hanno detto, che io ho telefonato? Mi hanno detto che queste 40 euro servono esclusivamente per il codice di migrazione. Se voi ovviamente... No, il codice di migrazione è vostro, il codice di migrazione è vostro, come il codice fiscale. Non è che qualcuno far pagare. L'operatore mi ha detto in questo modo. Quindi questo signore che deve fare per pagare 40 euro che non sono dovuti a quanto? 40 euro, se c'è, insistono nel richiedere questa somma, ma come tante altre che ci sono sulle utenze telefoniche, come più volte ho ricordato, al terzo piano della Camera di Commercio di Cosenza, ma in ogni Camera di Commercio provinciale, c'è praticamente la Camera di Conciliazione, che è l'ufficio di conciliazione espressamente previsto per le liti fra gestori, quindi telecomunicazioni, che è una fase, questa di conciliazione, propedeutica, obbligatoria, prima di portare questa richiesta di somme contestate davanti al giudice. Quindi è obbligatorio comunque, se la cosa va avanti, espletare questo tentativo di conciliazione. Per l'esperienza che ho, ne facciamo decine al mese, i gestori vengono, aderiscono a questa conciliazione, si ha tutta la documentazione, si ha finalmente modo di parlare direttamente con un rappresentante del gestore, e abbiamo una performance altissima di conclusione in modo soddisfacente di queste controversie. Ecco. Ma il signore si deve fare assistere, in questo caso è caduta la linea, si deve fare assistere da un'associazione di consumatori oppure da solo compilare il modulo? Il modulo potete sottoscriverlo tranquillamente anche da soli, non c'è bisogno. Lo trova alla Camera di Commercio? Alla Camera di Commercio o presso qualunque associazione di consumatori. Perfetto. Pure noi forniamo gratis tutta questa modulistica. È ovvio che poi anche semplicemente leggendo lì ci sono alcuni aspetti tecnici, tipo il valore della controversia, tipo la descrizione proprio in sintesi, e quindi andare a focalizzare quali sono gli inadempimenti del gestore, magari se vi fate assistere, perché è vero che tutti possono accedere, però poi lì vi trovate un dirigente Telecom o Teletu che naturalmente, ecco, per non trovarsi impreparati, perché lì ecco, certo. Ma costa è sempre meglio. Prego. Da lei, praticamente, che è un avvocato per i diritti dei cittadini, è possibile venire al suo studio? Potete venire da me come da qualunque altra associazione di consumatori che c'è sul territorio, perché svolgiamo le stesse cose, facciamo le stesse cose. Comunque, se ispira fiducia il codice... No, ispira fiducia il codice. Ripeto sempre... Conosce, quindi...
No, no, ripeto sempre l'invito a tutti quanti che sul territorio ci sono molte associazioni di consumatori, benché sui giornali o sulle reti televisive le altre associazioni di consumatori omettono di dire che ci sono altri colleghi che fanno consumerismo. Cioè le associazioni di consumatori sono sparse nel territorio, ce ne sono 10 nella provincia di Cosenza, però ecco, è giusto che lo sappiate, ecco, perché noto che spesso e volentieri... Certo, anche perché l'obiettivo principale è tutelare il cittadino. Abbiamo... Quindi... Sì, è ovvio che è quello, ed è difficile naturalmente, però ecco, bisogna dare informazione soprattutto, non ecco, essere certo. Chiusi. Io volevo chiederle, avvocato, questa assistenza sì. Per l'utente che insomma compila questo modulo, si trova davanti magari un rappresentante di Teletu, in questo caso oppure di un'altra compagnia, questa assistenza è gratuita oppure costa qualcosa? No, l'assistenza è totalmente gratuita. Ci sono delle spese da pagare, non a noi, ma alla Camera di Commercio, che poi vengono rimborsate perché in caso di esito positivo, vi ripeto, ovviamente non si vanno a fare tentativi di conciliazione quando c'è un diritto palesemente inesistente. Quindi ovviamente. In questo caso però in questo 40 caso euro che non sono bisogna, dovute. Sì, ma indipendentemente dalla somma, qua non sono dovute per sì, sé. Sì, diciamo la somma ovvio, che non è dovuta, certo. Quindi in questo caso c'è un diritto che va tutelato. Non so se è ancora in linea. Sì. Qualche altra domanda? No. Perfetto. Giusto, ho capito tutto. Ringrazio l'avvocato e ringrazio anche lei. Buona grazie, serata. Grazie a lei, continui a seguirci. Sì. Non vogliamo essere più chiari possibili quando diamo dei consigli, certo. È bene sapere anche se ci sono eventualmente dei costi. No, questo è importante. Stiamo dando noi associazione di consumatori tutte le forme di giustizia alternativa, siamo noi che la stiamo propagandando. Dovrebbero essere proprio gli enti a dire e a indirizzare gli utenti verso queste forme di giustizia, diciamo, fuori palazzo, cioè certo. Fuori dal tribunale. Non lo fanno nemmeno i gestori, per cui ecco, noi stiamo facendo questo lavoro, però è giusto dare informazione esatta, ci vorrebbe più informazione da parte di chi offre i servizi. Certo, anche perché spesso l'utente si trova a chiamare a call center, non ha nessuna risposta, il problema rimane. Mai chiamare i call center, mai chiamare i call center. Ad inviare fax, raccomandate, si perde soltanto del tempo. Solo si perde tempo, certo. Ecco, e il problema non viene risolto, quindi è bene andare subito. Lo diciamo sempre, non perdere tempo, perché poi il call center, come chi ne ha avuto modo di scontrarsi, un giorno risponde dal Trentino, una volta dalla Sicilia, insomma c'è un disorientamento esemplare. Certo, utile il lavoro che fanno questi giovani impiegati nei call center, però quando si tratta di risolvere un problema, beh, bisogna andare direttamente certo. Alla fonte, lo diciamo spesso. In attesa di un'altra telefonata, avvocato, abbiamo qui una segnalazione, un'email che ci è arrivata durante la settimana riguardo alla mancata fatturazione da parte dell'Enigas, ne parleremo tra poco, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Salve. Da dove chiama? Da un comune della provincia di Cosenza. Sì, signora, il problema. Io ho un problema piuttosto seccante per quanto riguarda la gestione della telefonia con la Telecom. Sì. In quanto a febbraio ho chiesto il trasferimento della linea, un trasloco. Sì. Perché essendomi trasferita volevo avere la linea dove sono andata ad abitare. A tutt'oggi ancora questa linea non mi è stata data. Ora mi sono stata chiamata da un'associazione per un recupero credito, in quanto secondo loro io sono morosa nei confronti della Telecom, il che io, avendo chiuso la posizione, loro mi dicono che devo il canone da febbraio ai giorni nostri, che per questo motivo, non avendo pagato bollette, il che neanche l'ho ricevuto al nuovo indirizzo, loro mi dicono che non mi hanno dato la linea per questo motivo, ma io non ho avuto mai nessuna comunicazione. E non so come uscire da questa situazione. Insomma, quanto le hanno chiesto, signora, per... È una cifra irrisoria, perché si trattava del canone. Il canone, canone insomma... Telecom. Ma io, avendo pagato l'ultima bolletta, che mi chiamò anche all'epoca a febbraio la Telecom, e disse, ma io le devo qualcosa in questo periodo? Loro, un operatore mi disse di no, lei deve pagare solo questa ultima bolletta, quando le daremo la linea dove lei ha chiesto il trasloco,
pagherà quello dovuto. E questi mesi mi sono stata tranquilla. L'altro giorno ho ricevuto una telefonata da questa associazione Recupero Credito che mi dicevano che io ero morosa nei guardi della Telecom. Il che sono caduta proprio, cioè una cosa incredibile. Ho litigato, ho fatto valere le mie ragioni, ma è stato inutile. Dicono che se non pago questa morosità io non avrò la linea praticamente, il che non mi sembra giusto perché non ho mai avuto comunicazione di bollette da pagare. Avvocato, è morosa questa signora? No, non siete morosa. Ricordo a tutti quanti che quando vi chiama qualche agenzia di recupero credito, cioè accettate una telefonata, non più, perché fanno proprio stalking telefonico. Disturbano, minacciano, eccetera, eccetera. Quando questo comportamento si protrae per più tempo, denunciate ai carabinieri, venite o andate in qualche associazione di consumatori, perché bisogna fare una denuncia, perché usano anche, soprattutto con le persone anziane, metodi delinquenziali, per cui non esitate a portare questa denuncia, se non direttamente ai carabinieri, portatela a noi che denunceremo noi. Secondariamente, il canone va pagato per l'utenza telefonica, perché il canone è il corrispettivo per il servizio, non per il consumo. Per il consumo ci pensa quello che consumate. E quindi il canone serve, è il pagamento per il servizio. Laddove il servizio non c'è pagamento di canone. Appunto. Detto questo, il discorso che ho fatto prima con il telespettatore precedente, cioè bisogna Camera di Commercio, modulo, e fare questa, chiedere anche i danni, perché ovviamente il fatto del trasferimento della linea con morosità in forza del mancato pagamento del canone, come dice il gestore, non c'entra niente con il trasferimento della linea, perché si può non dare più la linea, ma non dare il trasferimento. Cioè, certo. Sono due cose diverse e molto probabilmente c'è qualche cosa che non va, vi stanno prendendo in giro in pratica, ecco. Quindi non è assolutamente vero. In questo caso c'è un diritto che è stato leso da parte. C'è un diritto che signora è stato leso, prima perché non deve dare questo oltre a titolo di canone, e poi dovete richiedere il risarcimento del danno, perché questo tempo che sta passando non c'entra assolutamente nulla il mancato pagamento del canone con il mancato, diciamo, trasferimento. Quindi si deve andare alla conciliazione, si dice così, avvocato, cioè cercare di risolvere subito il problema, magari senza arrabbiarsi per telefono. Che è un passaggio proprio indispensabile, obbligatorio. Certo, un passaggio. Una guerra al telefono, non vi dico. Ma non ne dovete fare più guerre, ve l'ho detto, con i gestori che forniscono telefonia o energia. E tra l'altro mi hanno chiamato più volte che venivano i tecnici della Telecom per darmi la linea, mi hanno fatto rimanere a casa più di 5 volte e puntualmente neanche mi hanno avvisato che venivano, mi hanno fatto perdere una giornata, non vi dico, una arrabbiatura. Poi vi chiamavo alla Telecom, come non è venuta la ditta preposta? No, a noi hanno segnalato che sono venuti. Non credo, quindi non è venuto nessuno. Però non ci perdete più tempo, perché non... Uno si arrabbia soltanto per telefono e poi il problema non viene risolto. Magari queste le cose... Le posso fare anche un'altra domanda? Sì. Un'altra situazione. Prego, posso? Prego. Prego, signora. Allora, mio padre è deceduto a gennaio, aveva dei finanziamenti in corso che lui puntualmente, prima che morisse, pagava sempre la data di scadenza. Dei finanziamenti in dei corso. Dei finanziamenti. Sì. Deceduto lui, essendo che pagava la quota assicurativa, io ho avviato tutto l'iter per far pagare l'assicurazione questo prestito che lui fece all'epoca. Ho mandato il certificato di morte e loro mi hanno risposto che, essendo che mio padre è deceduto per un motivo oncologico, non aveva l'assicurazione non può coprire questo debito. Non lo so se... Allora, necessita... ovviamente contratto di assicurazione con tutte le clausole accessorie, cioè il contratto che ha sottoscritto vostro padre, bisogna vedere, perché materia un po' spinosa, e naturalmente io sto rispondendo in base a quello che mi state dicendo voi, però è sempre meglio che venga visto e letto. Vi ricordo che i debiti del defunto, se c'è una clausola, diciamo, un'assicurazione che copre, siamo tutti quanti tranquilli, perché altrimenti, lo sapete benissimo, i debiti del defunto
poi si trasferiscono a coloro che accettano l'eredità, perché con l'accettazione dell'eredità c'è la confusione del patrimonio del defunto col patrimonio degli aventi diritti, i beneficiari, gli eredi. Per cui bisogna un poco... è bene vedere comunque. È bene vedere. Perché noi dobbiamo essere quindi chiari. Mi devo rivolgere una no, dobbiamo essere chiari e anche perché quando si tratta di contratti, la risposta che viene data in base a quello che l'utente non capisce ma legge, forse è meglio ed è direi necessario che magari un avvocato che si trova presso qualunque associazione di consumatori legga, perché diciamo sono le clausole contrattuali, insomma. Certo. Una vita di studio c'è sulle clausole contrattuali, certo. Perché sono quelle più insidiose, quelle che danno o tolgono un diritto. Ma infatti è proprio così, non tolgono il diritto in questo caso, perché è inutile pagare una quota associativa per far fronte a questi purtroppo funesti eventi e poi alla fine ti ritrovi con un debito senza sapere perché. No, no, potrebbe essere, però può darsi che non c'è questo debito, bisogna vedere, non vi preoccupate, non ho detto che c'è un debito. Statevi tranquille, però fatela vedere questa... Ok. La ringrazio, è stato gentilissimo, grazie. Buon lavoro, grazie. Grazie a lei, bisogna essere chiari, quindi quando magari si tratta di queste materie è bene vedere le carte, perché non si può dare una risposta così, si creano magari delle false aspettative nei confronti di chi ci sta chiamando, noi dobbiamo essere più precisi possibile. Sì, ma anche perché come sappiamo in tutta la contrattualistica, soprattutto in tema di polizze assicurative, fiduciarie, cauzioni e quant'altro, vi sono le cosiddette clausole vessatorie, cioè sono clausole palesemente a favore di chi le propone. Certo. E praticamente nessuno se ne accorge fino a quando poi non succede l'incidente, non succede, ecco, il momento della riscossione, lì c'è bisogno poi di andare davanti al giudice per far annullare queste clausole, per portare il contratto a equità, e naturalmente tutta questa contrattualistica purtroppo in Italia non è validata da nessun organo prima di essere immessa sul mercato. Negli altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, no, America e Inghilterra, la contrattualistica, soprattutto per quello che riguarda un ente che opera nel territorio statale nei confronti dei cittadini, è prima validato da un'autorità, in modo certo. Che c'è il sigillo di garanzia. In Italia succede il contrario, cioè fate quello che volete, poi se succede l'incidente chi è più bravo ad accorgersene va dal giudice. Quindi ecco perché c'è tutto questo proliferare di soggetti giuridici più o meno... sinceri, più o meno diciamo con la pedina penale a posto, che circolano e fanno questi guai. Sarebbe per cui bene... occhio a tutto quello che si sottoscrive, sempre farlo vedere. Ecco, se ci sono dei dubbi, questo stavo dicendo, sempre. È meglio rivolgersi ad un'associazione dei consumatori, quindi un consulto gratuito, lo diciamo chiaramente. Sempre. Si guarda il contratto, si vede se ci sono queste clausole vessatorie e quindi si consiglia il cittadino se è conveniente sottoscrivere quel contratto oppure è meglio rivolgersi altrove. Stavo dicendo, c'è una segnalazione da parte di un nostro telespettatore che ha aperto una nuova utenza, parliamo del 2009, presso la società dell'Enigas, soltanto che non ha mai ricevuto la bolletta, la fatturazione, ha chiesto spiegazioni alla compagnia, insomma è stato assicurato sì, arriveranno le bollette, ma sono più di 2 anni più o meno che non ha ricevuto nessuno, cioè non ha pagato perché non sono arrivate le bollette. Risponderemo tra poco dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di diritti dei cittadini con l'avvocato Pierpaolo Rovigliero, che è responsabile del Codacons Cosenza. Allora, prima di andare in pubblicità, questa email che ci è arrivata in redazione, questa nostra telespettatrice che ha ricevuto, che ha fatto una nuova utenza con l'Enigas nel 2009, fino ad oggi non ha mai ricevuto le fatture, quindi le bollette, non ha mai pagato. Lei chiede cosa può fare e può chiedere eventualmente
un risarcimento, se c'è stato qualche danno nei suoi confronti. Allora, ricordiamo che sia la fornitura di energia elettrica come la fornitura di acqua, come le compagnie telefoniche, quindi il consumo per le telefonate, sono contratti di somministrazione e soggiacciono alla prescrizione quinquennale di 5 anni. Per cui se per 5 anni non vi arrivano comunicazioni di pagamento, si è prescritto, quindi non dovete pagare. Il caso frequente qual è? Proprio quando si cambia, diciamo, gestore, soprattutto di energia elettrica, che per mettere in moto diciamo, il meccanismo di fatturazione, naturalmente ci impiegano molto tempo, nel caso del telespettatore 2 anni. In questo caso, ovviamente, quando il gestore elettrico si sveglierà, non potrà richiedere tutta la somma, ovvero se la richiede, voi dovete naturalmente chiedere al gestore una lunghissima rateizzazione, perché ovviamente anche voi, l'utente quando cambia, cambia perché fa un'analisi della propria capacità contributiva e quindi di poter spendere per quel servizio, e naturalmente il gestore non può poi chiedere bimestralmente, in aggiunta al bimestre che si paga regolarmente, le somme che sono, si suppone che siano a debito. Quindi quando ci sono queste somme che sono anche esose, voi chiedete naturalmente una lunghissima rateizzazione che non pesi molto sulla bolletta bimestrale che voi continuerete a pagare regolarmente. In caso contrario di rifiuto, obbligatoriamente si passa prima dall'ufficio di conciliazione presso la Camera di Commercio e poi davanti al giudice, perché ovviamente voi come contratto vi siete obbligati contrattualmente a pagare la fattura quando vi arriva. Se il gestore per motivi suoi non vi manda la fattura, ovviamente non vi può richiedere poi tutto il saldo in un'unica soluzione o in pochissime rate, perché ovviamente il bilancio familiare rischia di disequilibrarsi, e questo ovviamente è sommamente ingiusto, per cui se dovesse arrivare una lunghissima rateizzazione. Anche soprattutto in questi periodi che alle famiglie sono richieste dei sacrifici, e purtroppo ci sono delle famiglie, avvocato, che continuano a indebitarsi con diverse finanziarie, ci sono delle persone che anche per i beni di consumo, per i beni di tutti i giorni, insomma, non per fare la spesa straordinaria, hanno bisogno di chiedere, di rivolgersi ad una finanziaria. Il problema è che sono, magari si rivolgono a più di una finanziaria, oppure utilizzano quelle carte, chiamiamole così, che arrivano a casa e ti promettono acquisti al minimo degli interessi, e lì ci sono dei rischi davvero notevoli. Sì, si rischia veramente lì di finire strozzati. Ovviamente la raccomandazione che si fa quando vi arrivano a casa delle carte è che vi si richiede soltanto di ricaricarle, di andare a fare la prima spesa o di comporre un numero di telefono per attivare la carta. Ovviamente non attivatele, perché queste sono le cosiddette carte revolving. Carte revolving che cosa significa? È praticamente una ricarica di debito. Voi, anche se prelevate dalla carta 100 euro, da lì vi parte praticamente come se fosse un piccolo mutuo a rate con interessi. Andate a spendere altri 100 euro, secondo mutuo che parte, per cui poi vi trovate in un vortice senza fine. E il problema di queste carte revolving, che noi siamo in giudizio, abbiamo portato questo aspetto davanti ai giudici, ed è in corso, le cause sono in corso, perché sono contratti di finanziamento senza termine. Senza termine perché, oltre che non ne vedete mai la fine, e poi si evolvono volumetricamente gli interessi, avanzano sempre, per cui c'è veramente, in alcuni casi abbiamo riscontrato che si va oltre il 50% di tasso annuo, quindi ben oltre l'usura. Ovviamente la raccomandazione qual è? Prima, chi ha bisogno di denaro urgente per necessità, ovviamente i canali istituzionali, e quindi banche, confidi, fondazioni, che sono gli enti istituzionali che possono garantire per voi presso gli istituti bancari. La finanziaria deve essere l'ultima spiaggia,
E anche lì nella finanziaria è sempre bene, quando vi propongono un contratto di finanziamento, fare vedere questo contratto ad un'associazione di consumatori. Mai perché... più di una poi, diciamo, se proprio no, bisogna... mai più di una, perché lo sappiamo, stiamo facendo molte cause, perché praticamente poi il brutto vizio delle finanziarie è di andare a fare finanziamenti su finanziamenti, quando uno praticamente il reddito da stipendio praticamente viene superato da quello che deve dare alle varie finanziarie. Quindi qua siamo proprio a livelli proprio davvero di pazzia, sì. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera. Salve. Salve, io chiamo da Castrovillari. Sì. Vorrei fare una domanda, se è possibile, al signor avvocato oppure al signore della casa, perché è una domanda che vale a entrambi. Prego. Se posso. Prego. Allora, sentite, io... buonasera, avvocato. Buonasera. Io sono dipendente di un'azienda S.P.A. Mi sta sentendo? Sì, è dipendente di un'azienda, giusto? Perfetto. Sì. Allora io mi trovo, diciamo, in una problematica e quindi, per farla breve, io avevo chiesto un prestito a una finanziaria in cui è stato accolto tutto normale e sto diciamo pagando la rata mensilmente come ho dovuto tramite la busta paga. Però nel precedente c'è stato una causa legale con un tizio in cui mi aveva pignorato. Comunque la domanda è questa: può la legge appropriarsi di un'altra rata in più oltre a quella che c'è la rata in corso? L'azienda? Allora, io non ho capito bene il problema, cioè fino al finanziamento ci siamo, lei aveva bisogno di questi soldi, quindi ha fatto questo finanziamento, sta pagando le rate e fin qui ci siamo. Poi qual era il problema? Era stato pignorato? Il problema è che io ogni mese adesso mi sto trovando con una rata in più rispetto a quella finanziaria che non è dovuto mio. E non sono stato né avvisato né autorizzato dall'azienda, si stanno trattenendo dei soldi ogni mese, sono già il secondo mese. Si possono appropriare per Ma legge. Ma perché? Cioè, perché si stanno appropriando, si stanno prendendo questi perché, soldi? Perché diciamo avevo avuto un pignoramento con un'altra persona però... Sì, vi rispondo, perché praticamente, indipendentemente da ciò che avete fatto la delega di pagamento sullo stipendio con una finanziaria, e quindi la finanziaria si trattiene presso il datore di lavoro alla fonte la rata, quindi questa delega sullo stipendio che voi avete contrattato con la finanziaria, e quindi quello è giusto. Poi molto probabilmente avete avuto un diverbio giudiziale con qualcuno, esatto. Questo qualcuno ha vinto, ha ottenuto una sentenza e quindi un titolo in cui gli riconosce che da voi deve avere tot soldi, e questo che cosa ha fatto? Vi ha fatto un pignoramento presso terzi, cioè invece di venire a pignorare a voi dentro casa, ha pignorato il vostro datore di lavoro e ha detto al vostro datore di lavoro, però per avere, diciamo, già l'ad prendere, cioè per prendere già quella quota di stipendio, voi siete già dovuti andare davanti a un giudice dell'esecuzione immobiliare. Il giudice che cosa? Ha autorizzato il creditore, con condanna al terzo, cioè al vostro datore di lavoro, di prelevare mensilmente quella somma, per cui ha fatto un pignoramento presso terzi, lo può fare sempre nell'ambito di ci sono alcuni parametri da rispettare ovviamente, e lo può fare perché è la legge che consente però, l'esecuzione. Avvocato, chiedo scusa se la interrompo, io però non sono stato né avvisato né autorizzato, mi sono trovato un altro 235 euro al mese in meno, però nemmeno allora, avvisato. Voi per legge... sicuramente vi è arrivato l'avviso di tutto quello che ha fatto il creditore, per cui se voi dite che non vi è mai arrivato... L'azienda non mi ha avvisato. Non è arrivato nulla. Se non è arrivato nulla, c'è qualche difetto di notifica. Ritengo è una cosa un poco strana, perché tutto quello, la procedura esecutiva presso terzi viene praticamente vagliata e validata dal giudice dell'esecuzione. C'è un giudice che prima di assegnare le somme tramite la trattenuta sullo stipendio va a vedere se la notifica degli atti per legge
è stata eseguita bene e quindi della sentenza con un precetto allegato, poi il pignoramento presso terzi che è dovuto essere stato notificato a voi, cioè tutta questa procedura, questi atti per legge devono essere notificati al debitore, cioè a voi. Mi meraviglio se non li avete ricevuti perché c'è un giudice alla fine di tutto. Non ho ricevuto niente, avvocato, chiedo scusa, però diciamo io percepisco al mese 1.500 euro al mese, mensile. Quindi io già verso, diciamo, la 198 euro di rata nella finanziaria. Mi sembra che la legge, non lo so, io non sono ignorante della materia, non dovrebbe superare più di una certa somma. No, diciamo che non si può pignorare, non vi si può far rimanere al di sotto della pensione sociale. No, devono avere, bisogna avere il minimo per vivere. Non si può far rimanere 235 me l'hanno addebitato al di sotto della pensione sociale. Quindi com'è, avvocato, come devo comportare io? No, a me, chi volete, come dico sempre. Come si deve comportare? E praticamente necessita, naturalmente, quello che avete, perché bisogna avere un riferimento su questa procedura esecutiva che vi hanno fatto, perché poi in tribunale si fa la copia di tutto e si va a vedere se è vero o meno che vi hanno fatto le notifiche o meno, perché se lì dovesse per ipotesi andare a accertare che c'è una nullità proprio della procedura esecutiva, poi lì si può fare un'opposizione all'esecuzione. Quindi, lì, si può verificare se davvero, si può verificare, siccome è in corso questa trattenuta, è ovvio che al giudice dell'esecuzione il primo atto da fare è chiedere la sospensione di questa procedura esecutiva, procedura che sta andando avanti, e poi vedere quello che bisogna quindi fare. Quindi bisogna vedere se davvero... La ringrazio e complimenti della trasmissione, arrivederla. Grazie a lei, quindi bisogna vedere se in effetti c'è stata questo passaggio, la notifica di quanto sta andando. E certo, perché come capita sempre, le notifiche, ci sono le forme di notifica, quali sono? Uno che rifiuta la posta, o non si fa trovare a casa, o toglie dal portone o dalla posta il nominativo, non è che si blocca il mondo, c'è tutta una procedura col deposito presso il comune dell'atto che è stato notificato, c'è tutta una procedura. Questo per dire che cosa? Sicuramente al telespettatore non è stato notificato niente, però ci sono delle forme che danno la legalità alla notifica, anche se materialmente non è stato consegnato al destinatario, perché ci sono molte volte si tende a eludere il corso della giustizia. Però insomma, se c'è il dubbio, a me non mi è stato notificato. No, se c'è il dubbio, ma bisogna farlo, certo, intervenire, come no? Certo, sicuramente bisogna farsi assistere da un tecnico. Da un legale obbligatoriamente, obbligatoriamente. Obbligatoriamente bisogna seguire questa procedura. Poi è chiaro che non si può pignorare tutto lo stipendio, non si può lasciare il lavoratore dipendente senza il minimo. La quota pari alla pensione sociale deve essere libera. Perfetto, insomma siamo sui 500 euro più o meno, ecco, più o meno quello è l'importo, quindi non si può andare sotto quella soglia. Avvocato, insomma, questo delle finanziarie davvero è un mondo vastissimo, purtroppo ci sono ancora molti problemi, molte persone che si trovano in serie difficoltà, insomma la sua associazione, sono diverse le persone? Sono diverse, e poi ovviamente quando andate a chiedere un finanziamento è necessario prima fare una consulenza proprio sulla capacità finanziaria del soggetto, perché ricordatevi, nel momento in cui andate in una finanziaria che magari non sarà assistita da una banca seria, perché tutte le finanziarie non è che hanno soldi loro, diciamo anche loro a loro volta si prestano soldi da banche, e vi rifiutano il finanziamento, per cui dovete anche prima una consulenza in base alla vostra capacità finanziaria, quanto potete ricevere, perché se andate oltre soglia di quello che potete ricevere, vi viene rifiutato il finanziamento. E la cosa grave, oltre ad avervi rifiutato il finanziamento, è quello che nella famosa centrale che hanno le finanziarie, in CRIF, risulta che vi è stato rifiutato un finanziamento. E quindi già quella è una macchia, per cui vi preclude di andarla a chiedere a un'altra finanziaria. Quindi si innesca un meccanismo di marginalizzazione. E voglio ricordare che spesso e volentieri, a parte questo problema,
C'è anche il problema poi del sovraindebitamento, che molte finanziarie, pur di vendere prodotti, sovraindebitano l'utente, il quale poi si trova veramente, come ci capita sempre, anche consigliato da finanziarie, da soggetti strani che girano intorno alla finanziaria, a rivolgersi all'amico, a rivolgersi al benefattore di turno, che poi sono usurai, per cui quello bisogna subito, necessariamente subito, andare a fare la denuncia. Subito la denuncia, anche l'associazione dei consumatori, il Codacon, solo diciamo, in questo che siamo caso, anti-usura, ecco, fra le altre cose. Perfetto. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, sono Michele io. Salve. Da dove chiama? Da Castiglione. Può abbassare un po' il volume del suo televisore, altrimenti sentiamo il rimbombo, non riusciamo a capire bene poi le domande. Così? Allora, la domanda. Allora, io chiamo per... c'ho un'attività commerciale nel centro di Cosenza io, no? Sì. Comprata più... il magazzino lo comprai più di 12-13 anni fa. Sì. E feci dei lavori di ristrutturazione perché diciamo che il palazzo era, per mio avviso, uno dei più fatiscenti di Cosenza, almeno come facciata. Insomma, il palazzo ha bisogno di una ristrutturazione. Sì. Mi trovai con un problema, praticamente vicino al mio ingresso c'era il groviglio di tutti i cavi Enel e Telecom, se non vado errato, tutta la strada più o meno di diversi palazzi che stanno sul circondario. Tutti davanti all'ingresso del suo negozio? Sì, diciamo sull'ingresso della mia attività commerciale. E, niente, io feci delle richieste di sia a Telecom che ad Enel per spostare tutto questo cablaggio. E vogliono pagati? Insomma, allora, per la verità non ricordo neanche, comunque rifiutarono nettamente, come se loro fossero i padroni del muro, diciamo. Ecco. Io poi intervenni come nuovo acquirente, quindi non sapevo se esistevano delle servitù precedenti. Ecco. E adesso stiamo per come finalmente abbiamo costituito un condominio, diciamo, come istituzione, e stiamo per mettere mano ai lavori di ristrutturazione di tutta la facciata esterna del palazzo. Sì. E io ho posto di nuovo questo problema, perché allora fui costretto a incavare, a fare un buco per tutta la parete, nella parte che di mia proprietà, e mettere tutto dentro. Sono rimasti solo, diciamo, gli attacchi adesso che si vedono da fuori, dove arrivano, e mentre prima tutto il cablaggio stava sulla parete praticamente. Ora, dato che si fanno questi lavori, ho detto al capo condominio lì di intervenire, di vedere se è possibile. Però io non so, c'è qualche... Cioè questi cavi, le chiede, c'è la possibilità... Questi due attori a togliere questa... Cioè c'è la possibilità che questi cavi vengano spostati, insomma. Sì, abbiamo visto che c'è uno sportello di chiusura, addirittura che è in metallo, non so, sarà lamiera, una classica lamiera. E, cioè basterebbe che un filo, proprio qui a giugno, a San Pietro in Guarano, a noi è successo con la morte di un ragazzo. Cioè lei dice c'è anche pericolo, insomma. Sì, ma allora... E quindi ci siamo accorti che questo sportello è pure la mia, voglio dire, basterebbe un nascosto, un ragazzo che va a toccare. Cioè, non so se noi dobbiamo... siamo costretti a vita naturale durante a sopportare sempre questo sopruso. Insomma, abbiamo capito un po' la situazione qual è, sì. Avvocato. Teniamo presente perché per quanto riguarda i cavi dell'elettricità o per le telecomunicazioni sono delle servitù forzose, cioè asservono, diciamo, a parte un servizio pubblico, quello di avere l'elettricità, e quindi le servitù, soprattutto quando persistono da molto tempo, come in questo caso ovviamente, è un diritto che si è consolidato in favore dei gestori. È ovvio che per quanto riguarda le centraline che sono in vista al muro, in ogni momento, qualora queste non rispettano canoni di sicurezza, si può chiedere
che vengono portati a sicurezza. Se non lo fanno loro, tramite diffida c'è tutta una procedura, si può fare, anche voi lo potete fare, richiedendo poi rimborso al gestore. Parimenti per quanto riguarda lo spostamento delle linee. Allora, per quanto riguarda lo spostamento di tralicci e linee, ovviamente, come potete verificare tramite una richiesta del condominio che fa ai vari gestori, il gestore vi risponderà: sì, te lo sposto, però tu mi devi pagare. Questo perché il pagamento dello spostamento è a carico di chi lo richiede. Per cui prima andiamo a verificare perché questo. È molto strano che vi sia una tracciatura di linee elettriche o telefoniche, soprattutto datate nel tempo, illegittima, perché bisognerebbe andare a verificare quando sono stati, c'è stato il posizionamento, se esistevano i palazzi o meno, eccetera, eccetera. Quindi, ma è una ricerca che si può naturalmente effettuare. E quindi se fossero stati sin dall'inizio illegittime, si potrebbe anche fare qualcosa tramite il giudice, il risarcimento del danno, eccetera, eccetera. Però sono tutte cose da valutare bene. E secondariamente, se questa presenza di servitù vi era sconosciuta al momento dell'acquisto del bene immobile, del magazzino, ovviamente questo è un vizio che il proprietario non vi doveva né poteva nascondere, per cui anche in quel caso ci sarebbe un diritto al risarcimento del danno. Se mi dite che era voi non eravate a conoscenza, non è un vizio occulto perché è all'esterno, per cui si vedeva. Sì, si vedeva, però, come no. E allora non vi ha nascosto niente il proprietario, perché altrimenti quando vi nasconde qualche peso... Se ce la servi tu come documentazione, non lo so, ma che c'erano il cablaggio, sì. Lei lo sapeva, per nasconderlo. No, che lo sapevo, lo vedevo, tant'è che... Ho fatto dei lavori per cercare di nasconderla. E quindi anche questo, se è dimostrato anche dal contratto che sicuramente ci sarà scritto libero da pesi e da oneri di ogni tipo, lì certamente ci può anche essere una responsabilità per quanto riguarda il proprietario. Però tutto questo incartamento non può naturalmente prescindere appunto dalla visione degli atti, come dico sempre. Se c'è un condominio, il condominio quando si è costituito avrà sicuramente tutti i libretti, sia del... oltre che della manutenzione dell'ascensore, ma anche dell'allaccio alla linea telefonica allora esistente, alla linea elettrica esterna, per cui da lì ci dovrebbe essere qualche carta che dice dove erano posizionati, perché si sono posizionati là, questo tracciamento, perché si trova in quel posto. Però bisogna naturalmente andare a fare una verifica. In verità il condominio non esisteva, diciamo che... è stato costituito negli ultimi anni, ecco, magari anche... ma il costruttore, allora, il costruttore... C'erano solo i proprietari, che poi sono tutti parenti, più o meno. O chi ha costruito il palazzo, oppure si va a vedere sulla carta del comune com'era quella particella del terreno, se su quella particella del terreno, oppure che cosa si c'è posizionato ai confini. Comunque, bisogna fare delle ricerche se si vuole risalire. Al di là di un contenzioso con il proprietario dal quale l'ho acquistato. Io volevo sapere, per la verità avevo quasi la certezza che è impossibile farli spostare da lì senza, cioè, costringere Enel e Telecom. Non è costringere, se si hanno i documenti che illegittimamente hanno posizionato quei cavi lì dove sono ora, certamente si può fare con un ordine del giudice, dimostrando il tutto. Se così non è, bisogna chiederanno delle somme per spostare, perché avvengono in sicurezza tutti questi spostamenti, che il richiedente dovrà pagare. Però prima bisogna andare a vedere in che posizione ci troviamo, cioè è legittimo il comportamento loro con un illegittimo posizionamento, e allora noi possiamo ordinarlo chiedendolo al giudice. Se non è così, bisogna chiedere di spostare, ci sarà una cifra da pagare, però questo mi sembra che sia l'unica cosa di buon senso da fare. Va bene, qui per quanto riguarda invece la sicurezza, poneva l'altro problema. La sicurezza sempre, in ogni modo, è il gestore che deve garantire la sicurezza dei propri impianti. Perfetto. Non so se abbiamo spazio. Grazie per aver telefonato. Non so se abbiamo tempo per un'altra telefonata. No, niente, ci dice il nostro Enzo Leonetti che ha firmato la regia oggi, che purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, lo ringrazio, il nostro
Enzo Leonetti, grazie come sempre all'avvocato Pierpaolo Rodighiero e ci vediamo come sempre per parlare di diritti dei cittadini nella prossima settimana. Arrivederci.